Buongiorno, è arrivata la spesa. È comodissimo notare ovviamente la Coca-Cola zero. È comodissimo farsela portare a casa. Non ho preso tantissima roba stavolta, però quello che serviva, e adesso portiamo tutto in cucina. Buongiorno. Ciao! Ciao, piccolo angioletto. Ciao, mia piccola nuvoletta tutta bianca e soffice. Non è per te, non è per te. Eccola la spesa di oggi, c'era anche il pane fresco che ho messo in freezer perché mi deve durare 2 giorni. Poi ho preso 3 filetti di tonno, di solito prendo le scatolette, però questa volta voglio fare il patè perché non metto fuoco. Metti fuoco! Ok, il patè di tonno è, come antipasto, così per Ferragosto, in realtà una cosa molto easy perché poi la sera andiamo a cena in un bel ristorante, quindi non mangeremo tantissimo a pranzo, ma voglio fare questo antipasto. Con appunto i filetti di tonno, vabbè, ovviamente patè di tonno lo farò con il mascarpone e poi con un po' di erba cipollina. Poi ho preso 2 stracchino nonnanni perché Tomas piace molto, anche a me, ma ad entrambi piace molto. Poi la mozzarella che abbiamo, ma tanto per avere un po' di scorta, e poi 2 che quando le ho viste pensavo fossero, cioè guardate quanto sono enormi, pensavo fossero mele e pensavo avessero sbagliato, invece sono pesche, sono le pesche che ho ordinato. Sì, mi sembra assurdo che siano così grandi, spero siano buone. Poi un po' di formaggio fresco. Poi per la prima volta ho preso queste sfoglie classiche cotte al forno Gran Pavesi, spero siano buone, non c'erano i michetti Mulino Bianco che prendo di solito. Poi ho voluto provare anche questi croque gusta riso scotti, sono fatti di mais e riso. Poi pasta, ruote e bucatini. Qua sotto c'è il salmone, mi piace molto di più quello norvegese rispetto a quello scozzese. E poi un sugo all'arrabbiata e le farfalle. E basta, questo è tutto. Mi sa, sì, boh, vabbè, un sacco di patate e poi la coca che avete visto, naturalmente. Ah, e poi ho preso anche, ma l'ho già messo in freezer, ho preso anche il pollo. Sono in attesa tipo da 20 minuti con il servizio clienti di Qatar Airways. Non risponde mai nessuno. Sono felice perché stiamo prenotando le vacanze, però d'altra parte 20 minuti. Sia in italiano che in inglese sono tutti occupati. Vabbè, ho deciso di abbandonare la chiamata e di chiamare di sera quando spero non ci sarà più tanta gente che starà al telefono, perché posso capire che 2 giorni prima di Ferragosto hanno prenotato tutti e quindi tutti quelli che stanno chiamando. Cioè, è praticamente il periodo dell'anno più gettonato per andare in vacanza, quindi posso capire. Chiameremo più tardi, però mi sembra assurdo veramente che ti facciano aspettare 20 minuti. E poi ho chiuso, perché sinceramente ho già speso tipo 7 euro di chiamata per sentirmi una musichetta oscena. Quindi veramente, veramente pazzesco, considerando che poi Qatar è considerata la più, no, la compagnia aerea più figa di questo mondo, e quando chiami ti dicono benvenuto in Qatar Airways, la compagnia aerea 5 stelle, poi ti fanno stare là 20 minuti e non ti rispondono. Quindi questa sera richiamiamo. Comunque ho spruzzato la crema Tomash, sei contento? Non sei contento? Perché? Ti fa bene alla pelle. Sono contento solo per quello che mi hai spruzzato sulle ginocchia. Ah, sulla cicatrice? Sì. Ah, per il resto, Resta chi no. se ne frega, ustioniamoci, rischiamo il cancro alla pelle e via. Non fate come Tomas, perché No. lui non sta attento ed è importante. No, secondo me basta 30. E tu? Sei dermatologo? No, basta 30 perché Ah, voglio ok. prendere un po' di sole, cioè. Ah, ecco, giusto, Non giusto. è questione Ma no, di. anche con la 50 prendi sole. Non ti ricordi che anche l'anno scorso mettevamo sempre la 50 e ci siamo abbronzati, anche le Maldive? Della serie mai più. Com'era l'acqua, tu che ti sei già tuffato mentre io ero lì in attesa? Guardate, Perfetta, guardate bellissima, che meraviglia, ragazzi, guardate che bellissima. meraviglia. Infatti adesso mi tuffo anch'io. Mi tuffo subito. Vuoi aggiungere qualcosa?
Do un bacino in diretta? Ok, adesso vado in piscina anch'io a farmi la nuotatina. La parte peggiore è quando ti tocca la pancia. Sto preparando il pranzo e nel frattempo sto lasciando al telefono il customer service di Qatar. Non si sa mai che rispondano, ma in realtà potrei anche svelarvi dove andiamo, perché in realtà quando vi ho detto su YouTube torneremo in una meta in cui siamo già stati, una meta esotica, tutti, io pensavo che alcuni indovinassero, alcuni no, volevo farla un po' tipo suspense, tipo attesa. No, non rispondono. In realtà avete praticamente indovinato tutti. Sì, torniamo alle Maldive, sono troppo contenta. Gli ultimi giorni di agosto e poi tutta la prima settimana di settembre. Non vedo l'ora, non vediamo l'ora, siamo super emozionati anche perché torniamo nel resort che ci ha ospitato durante la nostra luna di miele, quindi sarà bellissimo, 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 non vediamo l'ora, cioè sono troppo troppo felice, se non fosse per il fatto che appunto devo chiamarli, perché abbiamo uno scalo di tutta la notte a Doha, nel Qatar, e loro devono praticamente, se tu non hai possibilità di connessioni prima delle 8 ore, e nel nostro caso non c'erano altre connessioni in quella giornata per tornare a casa prima, quindi siamo obbligati, tra virgolette, contro la nostra volontà, cioè non che sia contro la nostra volontà, ma non ci interesserebbe passare la notte lì, però dobbiamo perché non ci sono altri voli, quindi ci devono rimborsare, cioè devono pagarci loro la notte in hotel, per questo che sto chiamando, però appunto se mai beccherò la linea, però sono troppo felice che torniamo alle Maldive, mamma mia, non vedo l'ora. Sappiamo che la stagione non è delle migliori, quindi può capitare che troviamo qualche giorno di pioggia, però ci va bene perché siamo comunque alle Maldive, ragazzi. Comunque, allora, così vi ho svelato la nostra meta delle vacanze futura, anzi praticamente imminente. Comunque sto preparando, ho messo a bollire l'acqua, ta-da! Per la pasta farò, per Tomas la pasta al ragù, farò le farfalle, il ragù, scusate per questa musica in sottofondo un po' fastidiosa, il ragù faremo questo, il gran ragù star, e poi prepariamo il parmigiano e per me la pizza, aiuto, la pizza di ieri che non sono riuscita a finire, quindi me la scalderò qui al microonde e la mangerò oggi per pranzo. Sto saltando la pasta che è già pronta con il ragù e sono riuscita anche a parlare miracolosamente con il customer service di Qatar Airways. Dopo essere stata in attesa di nuovo altri tipo 15 minuti, il che è assurdo, veramente assurdo. Comunque ci hanno assicurato la notte d'hotel e non siamo contenti perché tra una prenotazione e l'altra hanno aumentato il prezzo e tra l'altro il sito dava errore e non vogliono rimborsarci la differenza, che nel senso vedremo, hanno detto che ci contatteranno via mail, quindi non ho tante speranze, però sarebbe corretto perché avevano dei problemi con il sito e io non riuscivo a completare la prenotazione e dopodiché hanno aumentato il prezzo, però non è giusto, se voglio dire, se il prezzo aumenta nel frattempo e noi non prenotiamo prima, va bene, però nel momento in cui tu hai problemi con il sito, e lei me l'ha confermato per ben due volte, la prenotazione non andava per dei problemi al sito, e dopodiché riprovo per la terza volta, la prenotazione, cioè il costo si alza, non è giusto, secondo me quella differenza andrebbe rimborsata. Comunque vedremo, però per l'hotel siamo a posto perché purtroppo appunto dobbiamo per forza fermarci una notte lì in Qatar a Doha, quindi ci fermeremo lì una notte, ci hanno però garantito l'hotel, quindi questo mi sembra onesto. Vabbè, non abbiamo scelto, possiamo tornare a casa prima con i loro voli, quindi questo è quanto, però sono riuscita e quindi sono in realtà molto molto felice perché andiamo alle Maldive, ragazzi, prestissimo. Oddio, vabbè, tutti ormai l'avevate capito, quindi non è una novità, cioè voi ormai capite, sapete tutto, non devo, cioè non posso tenere segreti, è così, però felice. Pronti? Via. Farfalle con il ragù. Pronti, via. Farfalle con il ragù. Parmigiano in diretta. Si è un po' asciugato sto parmigiano. Per me il resto della pizza di ieri e Coca Zero. Tomas, ancora fame. Oggi sì. Qualcuno è ancora affamato. E mi hai chiesto cosa abbiamo qua e ti ho detto c'è l'insalata se vuoi, i pomodorini e la mozzarella. Perfetto.
No, mi fa fare tu. Come hai fatto prima che mi hai fatto il gesto tipo vai? Ma è per te, mica per me, scusa. Sì, ma dai. Sì, ma dai. Mi fa male il ginocchio. La scusa dell'ultimo mese è no, mi fa male il ginocchio. E poi mi guarda tipo così. Mi fa male il ginocchio. Andrò io, dai. Sì. Mi sono dimenticato l'asciugamano, puoi prenderlo tu. Sì. Patatò. Adesso Tomas non vuole più essere chiamato patato, ma patatò. Con l'accento sulla... No, comunque tutte e due vanno bene. Ah, sì? Sì, sì. Oh, mio pupetto bellissimo. Pupetto. Vado a farti l'insalata. Ciao. Ta-da! Insalata di casa della mamma di Tomas. Quindi dovrebbe essere buona. I pomodorini sono comprati. Anche la mozzarella. Sì, anche la mozzarella. Perché non abbiamo mucche. No. Andate, no. Però a Tomas piacerebbe avere le mucche, le pecore. No, le pecore vorrei. No, io vorrei avere le pecore, sì. Ma perché vuoi avere le pecore? Perché mi piacciono tanto. Le pecore? Sì, perché a me piacciono i pastori, cioè i cani pastore, che stanno con le pecore. Beh, ma Groff e Grisha sono pastori. Sì. Anche loro stanno con le pecore? Sì, se li metti le pecore, ma io non l'ho mai provato. No, non è vero, invece una volta provato, mi raccontava sua mamma, che non so quanti anni fa praticamente, lui si è fatto regalare o prestare una pecora, una capra, non so, una pecora, pecora, da un suo amico che ha le pecore effettivamente, ha tipo un allevamento enorme, un agriturismo eccetera, e lui ha portato qui in questo giardino bellissimo, in questo parco meraviglioso, ha portato questa pecora e sua mamma mi raccontava che si è arrabbiata tantissimo e praticamente ovviamente l'ha fatta, cioè l'ha riportata da dove è arrivata. Però Tomas ci ha provato a portare una pecora qua e tua mamma mi ha detto che tipo faceva la cacca ovunque, mangiava tutto. Ma come ti è venuto? Sì, ma sai, anche il discorso è che una pecora qua con questi pastori qua che non sono abituati a fare i pastori, loro le possono anche a zannare, ecco. Oh mio Dio. Devi star là attento all'inizio perché... Però forse non avevi Groff e Grisha all'epoca, avevi il cane che avevi prima. Forse era prima, infatti, ma c'è comunque il cane sono pastore, anche quello prima. Anche quello prima, sì. Un altro tipo di pastore, però è sempre un pastore. Ma voi vi immaginate che noi un giorno ci prendiamo una casa? Perché questa è la nostra intenzione, di venire a stare anche noi un po' più nel verde con una casa, eccetera. Voi vi immaginate che io un giorno torno a casa e mi ritrovo la pecora in giardino? Ebbene, c'è il mio amico Omar che ne ha, tante. Lo so. Infatti lo avviserò che se un giorno te la regala io lo uccido. Ecco. Però sai che in realtà una mia amica ce l'ha? C'è a casa? Sua mamma in giardino. Era piccola. E quando l'hanno portata e adesso è diventata enorme e si chiama Teresa e sta là già tipo da 10 anni e ormai si sono affezionati, non la danno più via, anche se hanno ricevuto offerte da contadini che no, e adesso è la pecora di casa. E tra l'altro, a parte la pecora di qua e di casa, il nome è Teresa, è il mio nome preferito. Ragazzi, per favore, dite a Tomas che non è che no, è un bel nome Teresa, non voglio dire nome, però sì. Cioè, possiamo trovarne anche altri, per dire. Adesso, se c'è qualcuno che si... Anzi, tutte quelle che si chiamano Teresa, vi prego, non arrabbiatevi. Però mi piacciono tanti altri nomi, magari per una bambina in futuro. Teresa. Teresa. Ma Maria Teresa, come Maria Teresa d'Austria, no, o proprio Teresa? No, Teresa. Teresa. In sì. Italiano o in sloveno? Con la Z, Teresa. Sì, sì. Povera me. Io la vedo proprio... Tu la vedi già, nostra figlia che si chiama Teresa, sì. Teresa. Terry. Sai cosa mi piace? Eso anche il nome del maschio. Io ho paura. No, quello sai già, non te lo dico. Borut? No, Tomas, guarda, è molto più probabile Teresa che Borut. Ragazzi, per favore, spiegate a Tomas. Adesso, se c'è qualche Borut che ci sta guardando, non se la prenda, vi prego. Ti prego, Borut, non arrabbiarti. Però non è che sia proprio il mio nome preferito, cioè Borut. Cioè che poi va, questo va in America e lo chiamano Borat, perché non sanno pronunciare Borut. C'è un nome sloveno? No. Borut? No. Teresa è molto più probabile, perché mi piace Teresa, mi piace perché sai come soprannome, poi le chiamano Terry. E mi piace Terry, mi ricordo Terry e Maggie. Sì. Anche tu guardavi Terry e Maggie? No, però mi ricordo che sì. C'era. Un
tutto magia per Terry e Maggie. Terry mi piace, come soprannome così Terry è carino. Però Borut scartato in precedenza. No, Borut è il mio preferito come nome. Sì, beh, potrai avere un cane che si chiama Borut. No. Cani, ho già tutta una lista di nomi. Tomas vuole chiamare il suo prossimo cane come il gatto di mia mamma, a cui ho dato un nome io, Ramses. È un bel nome. È un bel nome, sì, un bel nome. Però anche... No, il punto è che quel nome, non, cioè il tuo gatto, cioè il gatto di tua mamma, è Mingherlino, c'è per un nome così, c'è un nome da... Sì, ma guarda che un siamese è molto psicopatico. È Mingherlino quanto vuoi, ma è psicopatico, ma quel sì, gatto. Ma no, io dico Mingherlino. Ti ricordo che si lancia come un pazzo e ti alla giugulare del veterinario, che si è spaventato pure lui. Non pensare ma che sì, ma no, Mingherlino, io, ma no, io non dico il Mingherlino come piccolo, perché come gli altri gatti. Sì. Però un cane che si chiama Ramses per me è molto più bello. E Tyson ti piace come Mike Tyson? Tyson. Anche Tyson sarebbe. Uno a Tomas piacciono i nomi tipo Tyson, Ramses, tipo quelli che poi se ci metti Azzanna vicino fa un certo senso, tipo Azzanna Tyson, Azzanna Ramses. Quelli che dopo Azzanno sul serio. Chi noi? Non sul serio, veramente. Ah, tipo che fanno da guardia. Non si dice sul serio, no? Sì che si dice. Ah, si dice? Non tu lascia sempre il dubbio se una roba in triestino è in italiano. Sì, infatti ho detto sul serio si dice. No, sul serio in italiano. Ah, sì? Sì. Ok. Lezioni di triestino numero 2 con Tomas. Vuoi insegnarci un'altra parola triestina? Insegnaci una parola triestina e una parola slovena, vai. Quello che ti viene in mente, dai. Momento cultura, musichetta di Quark. Dimmi una parola. Ecco, già dime. Allora. Dime una parola. Dime una parola in triestino. Sì. Ma no, ma proprio una parola tipica triestina. Adesso quando ci pensi è difficile, non me ne viene in mente neanche una. Paciuchin. Cosa vuol dire paciuchin? Non vuol dire niente paciuchin. Sì, io ce l'ho, parola triestina, che è completamente diversa da quella italiana. Bunigolo. Che cos'è il bunigolo? Ve lo spiega Tomas. Questo non mi ricordo. Come non sai? Ma che triestino! Vattene! Out! Out! Cosa vuol dire? Bunigolo e l'ombelico, ragazzi. Ah, sì, è vero. Bunigolo. Bunigolo, parola triestina di oggi, ve l'ho insegnata io, è il bunigolo. Okay, adesso tu... Ok, in sloveno, in sloveno. Ah, questa. Ok, stessa parola in sloveno, stessa vai. In questa ve l'ha insegnata Tomas. È molto semplice. Popek. Popek. Scritto con la K. Uguale come in italiano popek, però K. Popek è bunigolo. Cioè, ombelico. Con questo tramonto bellissimo, guardate che meraviglia di colori sulla piscina, si sta davvero bene. Tra un po', anzi sono già arrivate le rondini che vengono la sera a bere l'acqua, purtroppo tra un po' arriveranno anche i pipistrelli, ma sorvoliamo. Tomas sta controllando che sia tutto a posto. Tutto a posto? Tutto a posto? Sì, adesso sto mettendo adesso, sulle canne. Guardate sto carnivoro qua, mio marito è un carnivoro incallito. A me la carne rossa non piace, quindi tutta sta roba se la mangerà lui, così sembra almeno. E tra l'altro questa è carne di un allevamento di un nostro amico, quindi dovrebbe essere carne top, giusto? Se non sbaglio, da ignorante in materia. Sì, infatti gli scriverò un messaggio tra un po'. Ah sì, per dirgli se è buona? Sì. Beh, giusto. Ammazza. Scusa, ma sono gigantesche ste bistecche, tu sei sicuro che le mangerai tutte? Sì, ovvio, non sono mica grandi. No? Vado a prenderti qualcosa per girare la carne e vado a controllare la peperonata, perché di là sto preparando, ovvero sto scongelando la peperonata, sempre per Tomas, perché io no, a me non piace la peperonata, mi piace ancora meno la carne rossa, quindi... Però l'ho messa a scongelare in modo che abbia qualcosa di contorno, poi ho scongelato anche dal freezer un po' di pane, che si è già perfetto, è già pronto. Vediamo com'è la peperonata. Sì, completamente sciolta ed è pronta. Voilà. Possiamo chiudere il fuoco. Perfect. Poi al massimo la riscaldo un po' quando è pronta la carne. E per me invece in realtà non ho tantissima fame, quindi mangerò un po' di stracchino. Volevo fare anche oggi la minestra, però visto che ho
questo prosciutto crudo da mangiare, perché l'ho ordinato già qualche giorno fa e ancora non l'ho aperto. Mangerò un po' di prosciutto crudo e poi un po' di stracchino. E poi voglio assaggiare, anzi li ho già assaggiati, mi sembrano buoni. Voglio mangiare questi che ci sono appena arrivati. Croc e gusta di mais e riso. Sono molto leggeri, non hanno tantissimo sapore ovviamente come i nachos o come le patatine, però sono buoni così da mangiare vicino al prosciutto, almeno a me piacciono. E quindi io mangerò così giusto due cosine, mentre Tomas si fa una vera e propria cena bella, sostanziosa, poi griglia eccetera. Io gli faccio un po' compagnia. Eccoci, cenetta mia, prosciutto crudo, cracker e stracchino, e poi la carne, tanta carne e la peperonata, tanta peperonata mi sa. Quando mangi la carne anche qua ti senti un po' osservato, giusto un po'. Come ti sembra qua? Come ti sembra, carnivoro? Non ho ancora assaggiato, però è vero. Prometto bene. Promette bene, sì. Prometto o promette? Promette. Non so, prometti tu che sarà buona? Comunque sì. Dai, prova, fai questo testing in diretta, vai. Aspetta. Testing in diretta. E la peperonata, hai visto quanta roba c'era? Ho scongelato tutto. È buona? Sì? E, buonissima. Ed è il sangue o come l'hai fatta? Ma no, un po' rosa. Medio, sì. Ah. Come è giusto. Ah, ok. Buon appetito. Grazie anche a te, Mishka. E abbiamo acceso le luci della piscina perché qualcuno si lancia. Com'è? Freddissimo. Vabbè, volevi fare il bagno notturno? Sì. Io non sono così coraggiosa. Ho già il vestito, io no, no. Oh, mitico. Mitico. Ah. Adesso si sta già meglio. Sì, sta bene? Sì, sta bene. Un po', beh, un po' con fresca, le luci è bellissima. Un po' fresca. Che matto. Sei rinfrescato? È bella, sì. Un po' fresca però. Un po' troppo, vuol dire gelida. Un po' fresca nel dizionario Tomas italiano vuol dire è ghiacciata. No. Vedi? Hai avuto un brivido, hai avuto un brivido! No, non è fredda, è, diciamo è fresca, dai. È fresca. È fresca. Ghiacciata. Ciao. Siamo tornati a casa dalla piscina, in realtà è iniziato a diluviare e quindi siamo letteralmente scappati e ci siamo anche bagnati, perché prima era estate, caldo, tutto ad un tratto abbiamo visto lampi, tuoni. Quando Tomas si è fatto il bagno in piscina abbiamo iniziato a vedere lampi, tuoni, e dopo un po' vroom, il diluvio, e quindi io e Tomas, soprattutto perché Tomas che cammina ancora più piano di me con le stampelle, ci siamo letteralmente bagnati fradici. Comunque adesso siamo a casa. Ah, Tomas faceva anche parecchio male al ginocchio, quindi ha preso un antidolorifico. Adesso sta sdraiato con il ghiaccio sul ginocchio e con l'iPad in mano. E adesso io mi metto invece al montaggio di questo video, così è già pronto per domani. E domani hanno dato tempo bruttissimissimissimo, quindi, e tra l'altro anche un bel calo di temperature, quindi la massima domani dovrebbe essere di 24 gradi con pioggia e forse anche vento, non lo so, quindi, o bora, che sapete che qui a Trieste c'è la bora, quindi non so, anzi domani sicuramente non andremo in piscina, quindi approfitterò, andrò da Goran a fare le unghie e stavolta voglio fare il semipermanente anche sulle unghie dei piedi, perché è comodo, e sì, e poi domani andiamo anche nell'hotel dove abbiamo soggiornato l'anno scorso, quando ci siamo sposati, abbiamo fatto la cena di matrimonio in questo hotel, e poi quest'anno, quindi per il nostro anniversario che è il 26 di agosto, ragazzi, è già passato un anno, non ci posso credere, ci fermeremo anche lì una notte, quindi domani andiamo lì, abbiamo già riservato il tavolo e andiamo a scegliere insomma la stanza che vogliamo per quella notte. Quindi questo è quanto, mi metto il montaggio, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo sempre domani con un nuovo video, che però non sarà un vlog perché sarò a casa a filmare perché ci sarà brutto tempo. Quindi bacio grande, a domani, ciao. Anche la gatta vi saluta, ciao. Oh gatta stellina, ciao, faccio i pru 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 pru.